Io ringrazio Roberto perché ci ha fatto entrare subito nel merito di una contraddizione su cui torneremo stasera, perché il tema del reddito è chiaro che in questa fase assume una valenza politica importante proprio perché è stato innanzitutto un tema e ridiventato mainstream proprio con la proposta di legge dei 5 Stelle che si differenzia per tutte le cose che dicevi tu, è una proposta che si colloca all'interno della dimensione del welfare. E si differenzia quindi da un'ipotesi di reddito incondizionato, per cui di riconoscimento di tutte quelle figure e di tutta quella parte di lavoro informale, ma soprattutto della vita messa al lavoro, che è l'elemento a mio avviso cardine di una proposta politica sul reddito incondizionato. E io proseguirei la discussione con Anna. Anna, tu hai scritto un libro insieme a Federico Chicchi, che tra l'altro è un libro che sta andando molto bene, che si intitola La società della prestazione. Quindi questo dispositivo che sostanzialmente riguarda come si sta formando il soggetto neoliberale contemporaneo. Però avete fatto anche delle proposte, o quantomeno ci sono delle intuizioni all'interno della vostra lettura che, partendo dal concetto di performance, poi interrogano anche la questione del reddito, quantomeno inserito all'interno di un ragionamento complessivo di costruzione di altre forme di vita. Bene, partendo da da quest'idea, un altro elemento che a mio avviso deve essere centrale nella nostra discussione, lo dicevo nell'introduzione, è quello di avere non tanto un'ottica femminista all'interno del reddito, perché a mio avviso sarebbe sbagliato, sarebbe come vedere le due cose in maniera completamente slegate, però io credo che in questa fase, come non mai, parlare di reddito significa parlare anche di lotta femminista. Su questi due input ti lascio la parola. Grazie, buonasera a tutti. Io insomma Padova la frequento da molti anni per varie ragioni e quindi sono contenta di essere qui. Tenere insieme i due piani è facile ma anche difficile. Faccio presente che quando noi abbiamo scritto La società della prestazione eravamo nel pieno del renzismo. E pensavamo che il renzismo riuscisse in qualche modo ad interpretare nel migliore dei modi quella che possiamo definire come l'antropologia neoliberale, cioè tutta quella retorica, che poi retorica in realtà non lo è stata, ma è stata proprio pratica, realtà, no? Il governo della BCE, insomma, tutte quelle dinamiche per cui il mercato da un certo momento in poi, insomma dai cosiddetti Chicago Boys, Milton Friedman, von Hayek, no? Tutta questa filiera qui che ha proprio codificato il neoliberismo non solo attraverso i suoi studi, ma anche attraverso, diciamo, la presenza nei talk show televisivi negli Stati Uniti, eccetera, eccetera, prima e dopo la crisi economica. Ecco, tutta questa questione del neoliberismo a un certo punto è diventata una vera e propria, diciamo, antropologia, cioè ha costruito il soggetto, no? Il soggetto nell'economia neoliberale da un lato e dall'altro ha fatto in modo che la simmetria tra il sistema politico, il sistema economico, il sistema culturale, il sistema sociale diventasse immensa e diventasse immensa attraverso una struttura piramidale, no? Lo sappiamo tutti, oggi è il mercato che definisce le linee del politico, ma anche delle forme di organizzazione delle istituzioni e del lavoro attraverso la gestione delle risorse umane, il capitale umano e dunque la nuova forma di organizzazione del lavoro che possiamo definire come management, no? Management aziendale da un lato, ma anche management del sé con tutta la religione delle start-up, diventa imprenditore di te stesso, no? Nella scomposizione generale del demos del popolo che fa di un uno uno, no? Quello stesso uno che sempre uno andava lì a votare in salsa in matrice populista, no? Nelle piattaforme grilline. Allora, noi quando abbiamo scritto La società della prestazione eravamo nel pieno del renzismo,
Adesso, diciamo, siamo in una situazione in cui il renzismo cerca di essere ridimensionato, ma da forze politiche che, dal mio punto di vista, verranno paradossalmente bloccate e stroncate dalla stessa Troica, perché è impossibile che loro riescano veramente a fare tutto quello che pensano di poter fare in un contesto politico come il presente. Ma diciamo, non voglio parlare di cosa sarà di questo governo, voglio delineare quelli che per noi sono stati gli elementi e che sono gli elementi che ci hanno indotto a pensare alla società contemporanea come alla società della prestazione, poi arrivo al reddito e anche all'apporto femminista, al concetto di lavoro e di reddito nella contemporaneità. La prima cosa che mi viene da dire, che noi abbiamo appurato, è che le cosiddette società del rischio, sulle quali hanno straparlato per denotare fondamentalmente il processo di flessibilizzazione e di precarizzazione del lavoro, poi, no? Assumiamoci il rischio. Le società del rischio, dopo la globalizzazione e soprattutto durante la crisi economica dal 2007 in poi, hanno dimostrato di non poter essere gestibili, no? Ulrich Beck, alla fine degli anni 90, in Società del rischio, a pagina 153, scriveva: se non troviamo diciamo, delle forme di regolamentazione, che significa che cosa? Nuovi diritti, nuovo welfare, eccetera, eccetera, per contenere, no, le società del rischio nel capitalismo globale dell'epoca, finiremo nella società della prestazione. Ma addirittura Marcuse, nel 68, in Eros e Civiltà, quando studiava e delineava i modelli delle soggettività nella società dei consumi e del benessere degli anni 60, diceva: se non troviamo adeguate formule per ridimensionare questo uso smodato del consumo, del soggetto consumatore nelle società del benessere, finiremo nella società della prestazione. E allora, siccome noi siamo finiti nella società della prestazione, che era stata evocata ma non era stata raccontata, abbiamo deciso in qualche modo di capire che cos'è questa prestazione. Allora, il termine prestazione in inglese lo si usa anche per definire il concetto di performance. Performance e prestazione nella lingua inglese sono praticamente la stessa cosa, e siccome il neoliberismo viene dalla lingua inglese, perché viene da quella matrice, ma viene anche da tutti i modelli di promozione del management della scuola McKinsey di Londra, che forma tutto il top management su scala transnazionale, nelle multinazionali, eccetera eccetera, abbiamo cercato di capire anche come tutto questo in qualche modo fosse interiorizzato dai lavoratori, dai soggetti messi al lavoro, in forme positive o negative, e andando nella direzione appunto della produzione di un nuovo lavoratore. Faccio solo un esempio per capirci. Per esempio, io mi sono studiata tutti i format dei programmi di formazione della scuola della pubblica amministrazione, e mi sono accorta che il modulo mansione è stato sostituito con il modulo aspettativa di performance, che prima, insomma, non esisteva semplicemente il concetto di mansione. Non solo, questa idea secondo cui, diciamo, la nostra vita messa a lavoro è un atto performativo H24, per cui diciamo, noi dobbiamo continuamente rispondere a che cosa? Al principio di concorrenza, al processo di individualizzazione, le reti sociali si sono via via dimesse all'interno di questo modello generale, eccetera eccetera. Ma non solo, genera anche una sorta di, noi l'abbiamo chiamata variabile psichica, cioè un'interiorizzazione da parte del soggetto di una serie di sintomi che vanno dall'ansia da prestazione alla depressione, e questo lo dicono i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Faccio un esempio concreto: la vendita degli psicofarmaci ha raggiunto dei livelli pazzeschi, e in Italia, come in Francia, addirittura in Francia te li prescrive il medico generico e te li vai a comprare come fosse l'Oki o un qualsiasi altro farmaco. In Francia abbiamo un caso paradigmatico da questo punto di vista, che sono i 54 suicidi dei lavoratori alla Telecom France.
loro non si sono suicidati e buttati dall'ultimo piano della Telecom France perché perdevano il lavoro, si sono suicidati perché rischiavano di perdere il lavoro se non rispondevano alle aspettative di performance che l'amministratore delegato della Telecom France ogni giorno, a cui ogni giorno li obbligava, e loro, non reggendo psichicamente questo carico, questo ricatto, si sono suicidati in 54, cioè avete presente, una strage, no? In Giappone utilizzano già i microchip per controllare i lavoratori, per controllare le prestazioni dei lavoratori sui luoghi di lavoro, eccetera, eccetera. Quindi c'è uno sviluppo ulteriore di quello che un tempo chiamavamo, no, lavoro cognitivo, biocapitalismo, eccetera, eccetera, nel quale, diciamo, va considerata anche questa questione enorme della variabile psichica. Non solo, che cos'è la società della prestazione? Dal punto di vista del neoliberismo e di questa asimmetria del mercato su tutti gli altri sistemi, per esempio, è una nuova forma di estrazione del valore dall'umano, no? Faccio degli esempi concreti. Io sono una femminista, ho cercato di capire come, per esempio, i nuovi modelli di management tendono ad includere tutte le differenze, non solo le donne, ma anche gli omosessuali, i neri, le lesbiche, per poi metterli a valore attraverso strategie di marketing, no? Strategie pubblicitarie, perché hanno capito che così loro producono le multinazionali plus valore. Questo programma di organizzazione e di gestione delle risorse umane, che va moltissimo, ma non lo usano soltanto le multinazionali, lo usano per esempio anche le organizzazioni delle piccole e medie imprese, per esempio la CNA. Questo modello si chiama diversity management, no? Ed è un modo di gestire le risorse umane includendo le differenze, appunto, come dicevo, e mettendole a valore sul piano delle strategie di marketing. E questo, appunto, è il neoliberismo come antropologia. Dunque, anche questa questione, per esempio, dell'estrazione del valore dall'umano è impressionante. Cioè, facendo questi studi mi sono accorta, per esempio, che anche gli indicatori di sviluppo stanno cambiando nome. Adesso si usano degli indicatori di sviluppo molto legati alle differenze sessuali, di genere, di orientamento sessuale, i disabili, i neri, eccetera, eccetera, non solo attraverso i programmi di diversity management, ma per esempio attraverso degli indicatori di sviluppo. Il gender index è uno di questi, molto usato anche dalla progettazione dell'Unione Europea, della Commissione Europea, e l'altro è per esempio il gay index. Il gay index, io sono rimasta scioccata quando l'ho scoperto, è stato inventato da un sociologo dell'economia americano, lo stesso della Silicon Valley, di tutte queste retoriche qui. Lui si chiama Richard Florida, e il gay index è praticamente un indicatore di sviluppo delle multinazionali che segna la produzione di plusvalore, quindi di aumento del profitto, indica proprio in termini tecnici, numerici, qualora, appunto, le multinazionali assumino nel loro personale omosessuali da utilizzare poi nelle strategie di marketing e di pubblicità. Bene, il gay index, nel momento in cui è stato lanciato, è stato immediatamente assunto da 636 multinazionali, e come se non bastasse, la Credit Suisse, che è un grosso colosso bancario come noi sappiamo, di lì a poco si è addirittura inventato un prodotto finanziario che si chiama LGBT, che viene utilizzato e che viene venduto sul mercato per tutte queste. Allora, questa cosa che un tempo chiamavamo responsabilità sociale, etica d'impresa, no? Adriano Olivetti, la tradizione italiana, lo spirito della comunità, no? Ma anche il femminismo, le differenze come elemento di conflitto, di trasformazione della società, di produzione di nuovi conflitti, sono stati tendenzialmente completamente sussunti dal capitalismo contemporaneo, perché noi sappiamo che il capitalismo è sempre più veloce, è più veloce del tempo, diciamo così, no? Sono stati sussunti e messi a valore in queste forme. Non solo, questa questione dell'agire performativo orientato al successo ha cominciato anche a produrre, oltre che sintomi,
forme e problemi, ma anche per esempio la narrazione cinematografica. Noi abbiamo aperto il nostro libro con due film esemplari che sono interessanti perché paradigmatici. Uno è Il lupo di Wall Street e l'altro è il film di Ken Loach, I, Daniel Blake, no? Allora, queste due figure proprio ci mostrano esattamente che cos'è il paradigma del neoliberismo e della società della prestazione, no? Con in mezzo nulla, perché non ci sono nuove misure, nuove regole, no? È tutta una misurazione, io dico pieno di misurazioni e vuoto di misura. Anche io che lavoro all'università sono sottoposta a un livello di controllo da parte di questa agenzia che si chiama ANVUR che non si era mai vista prima. Cioè, noi dobbiamo rispondere a una serie di criteri, per cui il principio della competitività, no? Anche quando non sei un imprenditore, è completamente interiorizzato dal lavoratore, anche e soprattutto dal lavoratore pubblico, no? Della pubblica amministrazione, compresi gli universitari. Questa è appunto idea della performance per la performance, eccetera, eccetera, sta creando dei problemi, però diciamo è molto interessante sul piano della produzione della soggettività anche per quel che riguarda il femminismo, e qui arrivo, perché il femminismo, quantomeno quello mio, che parte da Carla Lonzi e da Sputiamo su Hegel, dal manifesto di rivolta femminile del 1973, come primo gesto politico che cosa aveva? Aveva proprio quello di ridurre la scissione del soggetto, cioè evitare che il soggetto fosse da un lato l'essere e dall'altro il dover essere, no? Perché questa cosa qui può generare la schizofrenia o comunque dei problemi di ordine psichico. Ah, un'altra cosa per esempio che ho scoperto, e su questo aveva ragione Christopher Lasch già alla fine degli anni 70, cioè che il XXI secolo sarà il secolo degli psicoterapeuti, diceva lui, ed è vero. Cioè, su Facebook proliferano sindromi, sintomi, gli psicoanalisti diventano editorialisti dei quotidiani mainstreaming, vanno in televisione, no? Cioè, perché il malessere è talmente diffuso, è talmente stratificato, che è come se tutti stessimo lì a chiederci, no? Che cosa farne di questa vita, no? Così ridotta, così maltrattata. Ecco, allora, il soggetto scisso per noi femministe è il nemico numero uno, no? Essere tutte intere, no? Nella pratica politica di vita, eccetera, eccetera, significava e significa non scindere il lavoro di produzione dal lavoro di riproduzione, eh? Christian Marazzi, che è un nostro grande amico economista, quando scrisse Il posto dei calzini fece un grande omaggio al femminismo, perché ci spiegava che Il posto dei calzini, che sembra una cazzata, ma è un saper fare delle donne, no? Che tendenzialmente i maschi non sanno fare, cioè trovare il posto dei calzini, quantomeno diciamo così genericamente, è una sapienza, una maestria che doveva rimanere appannaggio della differenza sessuale, perché atto di forza, atto di potenza, ma anche atto di differenziazione. Bene, quel posto dei calzini oggi è stato completamente sussunto dal cosiddetto lavoro di cura, che è diventato anche, cioè, la cura come relazione, come amore, come dimensione dell'affettività, il lavoro di riproduzione come il lavoro di ricostruzione del legame sociale, dei contesti, no? È stato anch'esso completamente sussunto. Addirittura oggi, per esempio, un altro filone del business è quello della care economy, no? La care economy, con anche questa terminologia inglese, eccetera, eccetera, la care economy è diventata, nella crisi del welfare, attraverso il principio di sussidiarietà, no? E quindi il rapporto tra pubblico e privato, che nel welfare, che è l'esatto contrario della possibilità di esigere dei diritti sociali, no? Perché ad esigere i diritti sociali erano i soggetti, non i bisognosi, non i poveri, no? Non gli sfigati, no? Non gli ultimi della terra, ma erano comunque dei soggetti. Per quanto il welfare, come noi sappiamo bene, e le femministe lo sanno ancora meglio, è stato costruito in Italia con lo Statuto dei Lavoratori su un modello, no? Adesso non me ne vogliano i miei amici e i miei compagni, ma insomma sul modello del maschio bianco padre di famiglia, no?
questo lo sappiamo tutti, il welfare state è stato costruito su quel modello di maschile di lavoro operaio, mentre appunto le donne dovevano fare e facevano e fanno il lavoro di riproduzione. Bene, cosa accade quando il lavoro di riproduzione attraverso il filone della care economy, nella crisi del welfare, il principio di sussidiarietà, diventa esso stesso business? Ecco, bisogna naturalmente pensare il reddito incondizionato, non il reddito di cittadinanza, perché il reddito di cittadinanza in sé esclude, no, l'altro, cioè il non cittadino. E questo è stato fatto molto dal movimento femminista, e non è stato fatto, attenzione, soltanto dal movimento femminista di matrice marxista, è stato fatto anche dal movimento femminista del pensiero della differenza sessuale. Proprio stamattina mi rileggevo un articolo bellissimo di Ina Pretorius è una pensatrice della differenza sessuale legata al gruppo di Diotima di Verona, Luisa Muraro, eccetera eccetera, è una teologa e quindi è una che studia prevalentemente, diciamo, la letteratura di discendenza, diciamo così, religiosa. E Ina, per esempio, in un articolo pubblicato in un volume in cui ho scritto anche io, che si chiama Come un paesaggio, pensieri e pratiche tra lavoro e non lavoro, pensava al reddito incondizionato di base come una forma di incentivo per ritornare a prendersi cura dell'altro e dell'altra e per non perdere mai di vista la centralità della relazione, non come un servizio da prestare all'Unione Europea, allo Stato, eccetera, eccetera, ma come una necessità femminile di potersi anche dare valore e di dare valore al mondo, no? Un valore non necessariamente monetizzabile, che poi è il vero valore del lavoro di riproduzione. Quindi per noi il reddito le lotte per il reddito da parte femminista hanno assunto svariate connotazioni, non una di meno, per esempio, nel suo, che è un grosso movimento, forse è l'unico movimento che c'è in questo momento su scala transnazionale, e non a caso appunto è un movimento di donne, pensa al reddito di base come ad una sorta di, diciamo, nuovo diritto sociale o come un nuovo diritto fondamentale che riconosce appunto il lavoro di riproduzione femminile, ma rivendica reddito anche per uscire, per esempio, dalla violenza, no? Noi sappiamo che una donna che ha dei soldi può uscire da un meccanismo di violenza, da un rapporto malato, molesto, con più facilità, anche se non è solo una questione monetizzabile per noi e per il femminismo. Ma il reddito anche, mi piace molto utilizzare questa frase che hanno ideato delle giovani compagne femministe romane con cui ho lavorato moltissimo, un movimento che si chiama, adesso insomma si è un po' dissolto perché sono diventate più grandi, le diversamente occupate si chiamavano, no? E loro parlavano di reddito come un modo per riaccedere al diritto universale alla maternità, cioè alla possibilità di poter scegliere se avere o non avere dei figli, non alla maternità come destino, perché noi sappiamo bene, l'abbiamo detto fin dagli anni 70, da donne si nasce, ma non è detto che tutte le donne debbano far nascere. Dopodiché, se molte ragazze non riescono neanche a poter desiderare di avere un figlio perché non hanno il reddito, c'è davvero qualcosa che non va. E questo qualcosa che non va è proprio tutta la questione del desiderio, per come la coniughiamo noi. Ecco, il desiderio è per noi, sia in società della prestazione che insomma in tutto il lavoro che andiamo facendo nei movimenti femministi rispetto alla questione del lavoro e del reddito, per noi il desiderio è il vero punto. Cioè il reddito noi lo pensiamo come una nuova misura del mondo e come rilancio di una politica del desiderio. Per politica del desiderio noi che cosa intendiamo? Intendiamo una rivendicazione di reddito che possa tenere assieme la questione della materialità, dunque la questione del denaro, alla questione del simbolico. Il simbolico per noi è proprio quel lavoro di riproduzione
non pagato, cioè è la sfera dell'emotività, degli affetti, dei sentimenti, della ricostruzione del legame sociale, quindi non solo redistribuzione, oltre la scissione del soggetto prestazionale, non più solo contro il patriarcato, perché anche il patriarcato si è dissolto nella società della prestazione, la crisi del maschile è un dato di realtà, lo dimostrano i dati sulla violenza, gli uomini che ammazzano sono uomini che sono stati lasciati, tutti, quasi tutti sono stati lasciati, quindi il patriarcato non fa più tanta leva dentro questa logica qui, ma fa leva invece il paternalismo neoliberale, cioè questa ipotesi e questa idea secondo cui io ti includo perché tu sei donna, a condizione che però le tue attitudini possano essere messe a valore nella gestione delle risorse umane. Questa è la novità. Allora, il desiderio che cos'è per noi? Le politiche del desiderio, un libro bellissimo scritto da Lia Cigarini alla fine degli anni 70, è la possibilità di ripensare la molla vitale, la molla appunto relazionale, ma è anche il desiderio, come diceva lo psicoanalista strutturalista, che non c'entra niente con Recalcati, Jacques Lacan, cioè quando appunto nominava il desiderio come ancora, cioè la possibilità di dire ancora, cioè la possibilità di costruire, di progettare, di pensare, no? Di congiungere il godimento al principio del piacere, no? E di andare nella direzione dell'amore, delle relazioni e di una dimensione della vita che possa anche avere un inquantificabile, no? Un inquantificabile, cioè un qualcosa che noi possiamo anche non immediatamente monetizzare, ma che la leva è la possibilità di una società che si rigenera e si riproduce. Insomma, l'ipotesi mia è che il reddito ci è indispensabile, non in questa compagine politica, perché secondo me ci saranno dei casini pazzeschi, per ripensare quel posto dei calzini come una sfera della potenza, no? Del femminile e non come un di meno, ecco. E quindi noi stiamo ragionando moltissimo su queste cose e riteniamo anche che, allora, le femministe hanno sempre avuto un problema con le leggi e con il diritto, no? Io poi per prima sono d'accordo con gli Acigarini, il vuoto legislativo è sempre stato un'opportunità di libertà per le donne e mai il contrario, eh? Ce lo dimostra Antigone, ce lo dimostrano tante figure fondamentali e mitiche del passato. Ecco, per le femministe il problema non è mai stato quello della legge o del diritto, perché stridono rispetto al nostro desiderio, però è sempre stato quello della giustizia, no? Del come fare giustizia, del come pensare la giustizia sociale oggi. Noi, dal mio punto di vista, non possiamo ragionare sul reddito se non ragioniamo anche, no? In generale su che cosa è o che cosa può essere la giustizia sociale oggi. Ecco, per me, ho lavorato molto su questo tema, su questo paradigma qui, la giustizia che passa attraverso la rivendicazione del reddito nel modo in cui un po' ho cercato sinteticamente di coniugarlo è senz'altro una forma di giustizia non redistributiva, questo è il dibattito delle americane, ma io dico giustizia restitutiva, no? Cioè farci riavere ciò che l'accumulazione capitalistica attraverso l'estrazione del valore dall'umano e dalle differenze tutte, comprese le donne, ci ha tolto in tutti questi anni di neoliberismo. Grazie.